Qualche giorno fa Antonella Clerici è stata operata d'urgenza alle ovaie all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Operazione andata bene, ma dalla quale sono scaturite una serie di polemiche per la tempestività dell'intervento. A 24 ore dall'annuncio del delicato intervento, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha anche reso noto di aver perso suo cugino Roberto a causa di un malore. Ieri Antonella è tornata sui social dopo qualche giorno di silenzio. Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l'operazione. Il 13 giugno Antonella Clerici aveva annunciato di aver avuto un piccolo problema di salute e di essersi quindi sottoposta ad un intervento chirurgico. Tutto è iniziato dopo aver fatto una visita ginecologica di routine, durante la quale le è stata riscontrata la presenza di una ciste che andava immediatamente tolta. Ad annunciarlo è stata proprio la diretta interessata, che ha pubblicato una foto dal letto d'ospedale, sorridente e con le dita a V in segno di vittoria dopo l'operazione. Ha anche fatto sapere ai fan di dover attraversare un periodo di convalescenza. Successivamente è arrivato, sempre sui social, un pensiero sul suo caro defunto. Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino, ha scritto Antonella Clerici per ricordare il cugino Roberto. Nella giornata di ieri Antonella è tornata a casa e sui social, dove ha condiviso una tenera foto. L'amore per gli animali. La conduttrice ha condiviso nelle sue Instagram Stories uno scatto tenerissimo che ritrae il suo cagnolino Simba in attesa del suo arrivo nella sua casa immersa nel bosco. Mi aspettano, ha scritto lei riferendosi a tutti i suoi affetti più cari. Dalla fotografia del suo amico a quattro zampe, emerge inoltre tutto l'amore che lei prova per gli animali. Proprio a loro ha dato più volte la possibilità di una vita migliore, regalandogli uno splendido scenario in cui vivere. Il ritorno a casa. A casa finalmente, ha scritto lei facendo sapere a tutti di essere finalmente uscita dall'ospedale. La stessa ha inoltre fatto presente che dovrà osservare dei giorni di convalescenza, circondata dall'amore del suo compagno e di sua figlia Mael. Numerosi sono stati i commenti scritti dai fan, che non le fanno mai mancare l'affetto e che le hanno dedicato parole piene di incoraggiamento e di vicinanza.